Bella a tutti ragazzi, sono Rapo, bentornati su The Hide Gaming. Oggi vi porto con grande felicità un nuovo Unlimited Money Glitch. Questo Money Glitch funziona per la patch 1.26 e 1.30, quindi attualmente funziona ragazzi, fatelo perché è davvero un gran bel Money Glitch. Per fare questo Money Glitch vi serve un garage abbastanza vuoto, dato che lo dovrete riempire con le macchine duplicate. Io come macchina da duplicare scelgo la Schwarzer, o come si chiama, comunque la Mercedes classe C63 MG del gioco, la conoscete tutti spero, perché è una davvero buona macchina per driftare soprattutto, e fa parte delle sportive, quindi se non la trovate per strada compratela, cosa sono $90,000. Quindi ragazzi, andatela a modificare al massimo per far aumentare il valore, mettete cerchi, potenziamenti del motore, turbo, trasmissione eccetera, armature, ma non mettete le verniciature, perché o meglio se volete mettetele, se volete sprecare soldi, ma ve lo dico già, le verniciature non influiscono sul profitto che ricaverete dall'auto, non aumentano il suo valore e tantomeno i loghi della crew. Comunque, se volete modificare le verniciature per far diventare l'auto più bella, fatelo pure, non è un problema. Allora, questo glitch, come dicevo prima, è davvero molto facile. Vi servirà una macchina, un garage abbastanza vuoto e un'attività. Allora, l'attività per Xbox 360 l'ho fatta io, come vedete, e ve la lascio in descrizione. Per PS3 l'ha fatta Ghost Predator, vi lascio anche questa in descrizione, mentre invece per PS4 ed Xbox One purtroppo nessuno dei due ce l'ha, quindi non siamo riusciti a fare l'attività, ma è davvero molto facile. Potete fare come abbiamo fatto noi per crearla e ci mettete davvero poco tempo, e basta che fate un'attività o una gara con checkpoint a tempo che appunto passi davanti a un Los Santos Custom vicino al vostro garage. Quindi se la fate personalizzata è meglio, perché se non avete il garage nella via dove ce l'ho io, sicuramente vi verrà un po' difficile usare la mia attività, quindi potete crearne comunque una voi. Allora, una volta appunto trovate l'attività, la macchina, il garage vuoto, dovete uscire con la macchina che volete duplicare dal garage. A questo punto avviate l'attività, la avviate, scegliete come veicolo il veicolo che volete duplicare e anziché finire la gara andate dallo Santos Custom. Lo Santos Custom aprirà la basculante, voi entrate dentro, entrate nella sala verniciature, mettete la macchina obliquamente con la parte anteriore dentro questa stanza delle verniciature, proprio come vedete nel video, ed uscite subito dalla missione. Per chi non lo sapesse, uscire dalla missione è davvero molto semplice, basta aprire il cellulare, andare su attività, premere quadrato o X e dare un X o A e appunto vi uscirà dall'attività. Una volta usciti dall'attività vi farà respawnare fuori dallo Santos Custom sul veicolo duplicato. Infatti, se ci fate caso, il vostro veicolo col segnalatore sarà sulla mappa, come vedete appunto nel video. Adesso che l'avete duplicato avete due opzioni: una, rivenderlo subito, ma vi avverto già che non ci sarà il bypass dei 48 minuti. La seconda è andare a metterlo nel garage e riempire il garage di macchine da vendere nel tempo. Infatti io, come vedete, continuo a riempire il garage, e ora che sto facendo il commentary ve lo dico già, il mio garage è pieno. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che facciate milioni e milioni di dollari con questo money glitch. Se avete qualche problema a farlo, non esitate a commentare, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bello! Style.